Anonymous è un network internazionale di hacker e movimenti attivisti senza una struttura di comando ben definita, impegnato in diverse battaglie per la libertà di pensiero e contro lo sfruttamento economico. Il collettivo ha avuto origine nel 2003 sul forum inglese 4chan, che non richiede l'autenticazione dell'utente per partecipare alle discussioni. L'utente non registrato entra come Anonymous. Nel 2006 Anonymous fece il primo attacco informatico coordinato ai danni del social network Habbo, ma la prima azione strettamente legata all'attivismo, nota come progetto Chainology, avvenne nel gennaio del 2008, quando la chiesa di Scientology censurò il sito di gossip Gawker, che aveva pubblicato un video in cui Tom Cruise fa proselitismo. Hello, leaders of Scientology. We are Anonymous. Anonymous sfidò pubblicamente Scientology e ai numerosi attacchi informatici si affiancarono le proteste pacifiche di fronte ai luoghi di culto in diverse città del mondo. I manifestanti furono invitati a nascondere il viso poiché era abitudine della chiesa di Scientology fotografare e schedare i propri oppositori. Il 10 febbraio del 2008 l'effigie di Anonymous fu usata per la prima volta al di fuori di internet. La sua origine tuttavia risale a molto tempo prima. Il sorriso sinistro, le guance rosse e i baffi all'insù nascono dalle illustrazioni realizzate nel 1982 da David Lloyd per la graphic novel V per Vendetta, resa poi famosa dalla trasposizione cinematografica del 2005. Le geste e le sembianze del protagonista della novella si ispirano alla figura di Guy Fawkes, uno degli ideatori nel 1605 della Congiura delle Polveri, un complotto contro il Parlamento inglese. L'immagine stilizzata di Guy Fawkes, associata ad Anonymous, cominciò a diffondersi viralmente attraverso i forum già nel 2006, e stando al racconto di Greg Osh, un ex membro di Anonymous, quando si trattò di scegliere come nascondere la propria identità durante le azioni di protesta, la scelta fu quasi scontata. Venne quindi stilato un breve elenco di proposte che vedeva, fra le altre, una maschera di Batman e una del carnevale tradizionale. Una successiva verifica su prezzi e disponibilità presso i negozi specializzati fece ricadere la scelta definitiva sulla maschera di V. Anonymous ricomparve nelle strade di Londra nel maggio del 2009, in occasione della protesta contro i costi eccessivi della politica. Nel 2010 appoggiarono apertamente Wikileaks, con una serie di attacchi contro Visa, Mastercard e PayPal, in seguito al blocco delle donazioni. Nel 2011 i manifestanti sposarono la causa di Occupy Wall Street. Alla fine dello stesso anno, Guy Fawkes risulta l'oggetto più venduto su Amazon, ironicamente contribuendo ai profitti di Time Warner, bersaglio degli attacchi di Anonymous nella battaglia contro il copyright. Nel 2012, Time definisce Anonymous uno dei 100 personaggi più influenti del mondo. We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us.